Cerchiamo di prendere il nostro telefono. Come vedete, è abbastanza funzionante. Come primo step di questo progetto, vediamo come utilizzare assieme il modulo laser emitter che abbiamo visto negli ultimi video e il fotoresistore. Quindi l'idea sarà di emettere il fascio laser dal laser emitter e rilevarlo dall'LDR. Vi dico subito che questo sensore, l'LDR, non è propriamente il modulo e il sensore adatto per questo esperimento, ma è quello che costa meno. E cercando sul web, su Amazon, sugli store, troverete, magari vi lascio in descrizione il link, per acquistare un modulo per rilevare il laser proprio. Non lo vedremo, non l'ho mai utilizzato, ma vedendo in rete è il modulo, il sensore adatto. Ma comunque ho visto che ci sono decisamente buoni risultati anche con l'LDR, il fotoresistore. Comunque, l'idea sarà appunto di emettere fascio laser e rilevarlo. Con questo modulo, con questo sensore, è vero, si spende poco, è molto facile da utilizzare, ma vi dico subito, oltre al fatto, come abbiamo già detto, che non è il il sensore, scusate, più corretto per questo tipo di esperimento, ma comunque funziona ugualmente, che in condizioni di forte luce, ma non una forte luce ambientale, ma una forte luce diretta al sensore, che ne so, un LED, il flash del vostro telefono, una torcia molto forte, insomma, diciamo che falserà il risultato. Ma in un ambiente controllato, come il nostro esperimento, abbiamo visto all'inizio di questo video come sarà il risultato finale, direi che va più che bene. Ma comunque, ripeto, vi lascerò in descrizione i link di acquisto di questi due dispositivi, di questi due, scusate, sensori e moduli, e anche il link d'acquisto appunto del sensore adatto a rilevare il laser. Ovviamente servirà Arduino e una breadboard. Allora, vediamo subito i collegamenti. Mi avvicino per farvi vedere meglio il tutto. Come abbiamo visto nel video del fotoresistore, facciamo i collegamenti e il segnale lo manderemo al pin A0 di Arduino, dove c'è scritto meno. Ricordiamoci, almeno per questo genere di sensore, andiamo a porlo in realtà sul 5V di Arduino. Vi lascio in descrizione anzi qui sopra, il link al video dove parliamo di questo modulo e del perché vanno invertiti i due pin, e dove c'è il più lo mettiamo in realtà alla terra di Arduino, e il collegamento è fatto. Per questo modulo, anche qua vi lascio qui sopra in descrizione il link al video dove tratto questo modulo. Comunque, il segnale, il pin S, lo mettiamo al pin 11 di Arduino, il pin meno terra e più a 5 volt. Quindi noi utilizziamo una breadboard per fare i collegamenti. E il gioco è fatto. Vediamo prima il codice e poi il risultato. Il codice è molto semplice e si compone di poche righe. Allora, vediamo subito come abbiamo visto di fatto per il tutorial dell'LDR. Inizializziamo il pin dove sta l'LDR e inizializziamo un monitor seriale e il pin di controllo del nostro laser emitter.
di base noi facciamo in modo tale che ci sia il segnale più alto in output sul pin del nostro laser emitter e introduciamo una variabile contatore che poi vediamo dopo il suo scopo. Il setup così è concluso. Ogni mezzo secondo eseguiamo questo quanto segue. Allora, come abbiamo visto parlare di R, rileviamo il livello di luce. Questo poi lo vediamo adesso come esempio, ma lo toglieremo. Questo è, come abbiamo già visto per il tutorial dell'LDR, è il livello di luce rilevato dal nostro sensore. Ad ogni ciclo incrementiamo il contatore, poi vediamo il perché. E allora, poi vediamo un esempio. Comunque, io ho visto che per quanto riguarda il laser emitter, quando il laser è puntato sul nostro fotoresistore, il livello di luce rilevato è 1000 più o meno. Io imposto 900. Quindi, se non c'è nessun ostacolo tra il nostro emettitore e il nostro ricevitore, il livello sarà sopra 900. Se c'è un ostacolo, anche parziale, il nostro livello di luce sarà minore a 900. Quindi in questo caso dovrebbe suonare l'allarme. In questo caso è semplicemente stampato l'allarme. E per evitare falsi risultati o comunque se quando il software si avvia, Arduino si avvia, scusate, non è stato ancora rilevato il livello di luce, insomma, qualsiasi cosa, ho impostato un contatore che ogni 5 cicli, quindi di fatto ogni 2 secondi e mezzo circa, va a fare questo controllo. È un controllo stupido, diciamo, che si potrebbe forse anche omettere. Ad ogni modo, questo è il nostro codice. Nel prossimo step sostituiremo questo messaggio allarme con un buzzer, con un segnale sonoro. Prossima parte di video, parte finale. E niente, carichiamo lo sketch e vediamone il risultato. Vediamo come quando il laser non è puntato sul LED, scusate, il fotoresistore, il livello è 700 circa. Puntando invece, come si può vedere, il laser sul nostro fotoresistore, il livello sale su i 980, togliendo suona l'allarme e così via. Insomma, questo magari è un brutto esperimento, ma comunque è già un inizio. Nel prossimo video completeremo questo esperimento, questo progetto, quindi vedremo la struttura completa, abbozzeremo una sorta di camera di sicurezza con qualche specchio in modo tale da riflettere anche il laser in varie direzioni. E aggiungeremo un allarme, un buzzer che suoni esattamente come se fosse un vero allarme. Quindi alla prossima e continuate a seguirmi. Siamo giunti alla fine di questo nuovo video. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale. Se volete seguite la pagina Facebook Ricette da Maker, dove inserisco gli aggiornamenti di nuovi articoli, nuovi video, magari altre news che trovo sul web. E come sempre, alla prossima e buon divertimento!